Oggi Pesca per Passione vi porta a Ortigia. L'isola di Ortigia rappresenta il cuore della splendida città di Siracusa, il primitivo nucleo abitato dove percepire secoli di storia, arte e cultura che hanno contraddistinto questo suggestivo luogo siciliano. Anche se si tratta di un'isola, è collegata alla terraferma tramite il ponte Umbertino, che permette direttamente di passare da Siracusa città all'isola di Ortigia. Il suo nome rimanda ad origini greche, anche se questa zona, ricca di sorgenti d'acqua dolce, era abitata già dall'età del bronzo, come testimoniato da reperti archeologici databili tra il 3500 e il 1200 a.C. Passeggiare in questo territorio vuol dire assaporare secoli di storia, captando nelle costruzioni ancora vive in questo quartiere le civiltà greche, romane e il passaggio indelebile degli aragonesi e anche degli arabi. Il suo nome deriva dal greco antico ortix, che significa quaglia. È il cuore della città, la prima ad essere abitata nell'antichità, grazie alla sua posizione geografica e per la presenza di acque sorgenti. Nell'isola di Ortigia si sono concentrate tutte le architetture di pregio in stile barocco, liberty, rococò e classico della città, facendo di Ortigia un notevole sito di arte monumentale. Lungo la passeggiata della Marina di Siracusa, una passeggiata bellissima, 104 pescatori atleti da tutta la Sicilia che si contendono il trofeo, il nostro secondo trofeo, Targio, la città di Siracusa. Città di Siracusa, organizzato da Nautica Targia. Siamo due conduttori, quindi non soltanto il presidente è Daniele Esposito. Grazie. Daniele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, e grazie per il vostro intervento. No, grazie a voi che no, ci date l'opportunità. Noi vi ringraziamo anche, vi ringraziamo perché giustamente un evento simile pubblicizzato sulla vostra emittente per noi ci gratifica tanto, come sia come atleti che anche come ospitanti nella nostra bella Siracusa. Grazie, no, grazie mille. Parliamo a questo punto delle prede. Sì. Cefali, spigole, orate? Sì, c'è un po' di tutto, ci sono dei sareghetti. Cambia perché cambia la specialità, no? Rispetto alle cose di cui siamo occupati, cambia, perché la categoria è canna d'arriva. Cambia rispetto al surf casting, perché qua peschi a fondali varieggiati, cioè di parti dalla banchina che è sui 4 metri e mezzo e arrivi entro i 10-12 metri ad avere fondali di oltre 10 metri. La pesca specifica è al fondo, però c'è chi è più tecnico e allora pesca ai cefali, perché è una preda, per quanto riguarda le gare sia di competizione che di trofei, che è un pesce che pesa e perciò fa molto punteggio. Presidente, c'è un odore particolare, no, che si avverte qui, no? Appena si arriva, ancora al di là del fatto che sia bellissima la passeggiata, c'è questo, è una sorta di puzza, non lo possiamo chiamare così, no? Però è un odore caratteristico fatto da questo pastone, sì, che serve, sì, no? Sì, che poi gli atleti, no, che la impregnano, cartina di tornasole del pescatore. Impregnano un pochettino l'aria di questa esca, che deve essere necessariamente odorante pesantemente, fatto per poter attrarre
sì. i pesci e farli avvicinare vicino alla costa per essere poi, ahimè, preda degli atleti. Il trofeo Nautica Targia è alla sua seconda edizione, sì. Quindi diciamo si sta evolvendo e tra l'altro mi dicevi che in un lasso di tempo brevissimo avete subito coperto gli spazi, no? Perché qui spazi non ce ne sono per altri pescatori, cioè 104 li avete... È stato un grande stupore anche per me, tant'è vero, poi tramite Facebook l'ho anche detto chiaramente, mi sono meravigliato perché quando ancora avevo lanciato solo la locandina giusto per sentire qual era l'aria che si respirava per questo evento, dopo 22 ore e 40 minuti, scusatemi la precisione, sì. Ma ho dovuto ritirare il tutto perché avevo già 129 iscritti e purtroppo il campo gara non li occupa, perciò ci sono state tante persone in attesa di che purtroppo non siamo riusciti ad accontentare. Ma secondo te questo riscontro perché? Il riscontro secondo me, non voglio essere presuntuoso a dire, la location è bella, è molto comoda anche per arrivarci, gli atleti pescano molto vicino alla costa, differentemente dal campo con gli scogli che è molto più pericoloso, qui mantenendo le distanze sanno che c'è una distanza loro prettamente di loro pertinenza, possono tranquillamente manovrare le loro lenze senza essere l'una accanto all'altro come purtroppo succede negli scogli, perché non essendo omogeneo il campo con gli scogli, giustamente tante volte sono due atleti che sono proprio spalla con spalla, sì. Invece, ma che qua succede quando un atleta è spalla con spalla? Succede che forse per caso uno dei due prende una preda abbastanza grossa, c'è il problema che gli altri debbono ritirare la canna per dare la possibilità di poter portare su il pescato, sì. È da regolamento questo, però siccome l'altro, il concorrente vicino deve alzare la canna, è un momento, è tutto tempo che perde per poter fare delle catture anche sue, allora già c'è il problema dello spazio, poi a viene realizzato detto... in quel modo è giustamente... diciamo che c'è questo tipo di penalizzazione, invece su un campo di gara come questo che è molto omogeneo tutta questa problematica non c'è. Mi hanno detto che l'acqua è fredda, per cui oggi si pescherà bene. Beh, l'acqua è fredda, dentro il porto la temperatura dell'acqua è sempre qualche grado e mezzo rispetto a quello che c'è in mare aperto. Perciò ripeto, non è proprio così fredda, è fredda perché i tempi sono, siamo in pieno gennaio, perciò, siamo alla fine giustamente, gennaio per cui è chiaro. Però ripeto, c'è una differenza di temperatura tra le temperature delle acque del porto e le temperature delle acque di mare aperto. Dunque, tre ore a disposizione per pescare, noi facciamo così a questo punto, andiamo a vedere che cosa stanno facendo i nostri pescatori, proprio dall'inizio, perché così queste sono postazioni, però sono postazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo visto, e poi noi ci rivediamo tra un po'. Perfetto, grazie, buon divertimento.
Buongiorno Michael. Buongiorno. Tu hai già preso delle boghe, sì, no? Che hai già messo dentro. Tra l'altro la caratteristica è il catch and release, sì. No? Che è un classico, lo vogliamo spiegare? Ti giri? Praticamente noi slamiamo il pesce senza fargli del male, lo rimettiamo dentro la nassa e poi a fine gara lo andiamo a pesare per poi ributtarlo in acqua viva. Quello che tu hai buttato nella nassa cos'è? Una boga. Boghette. Quindi si continuano a pescare boghe in questo sì, momento? Sì, perché qui praticamente sotto abbiamo un fondale con molte pietre, quindi non andiamo ad insidiare i cefali, ma proviamo a dei pesci di pietra, quali boghe, qualche saragotto. Però state insidiando anche spigole e orate? Sì, capita ogni tanto, non è costante la cosa. Vabbè, però abbiamo cominciato da poco, no? Sì. Molte posture in acqua e quindi il pesce un po' si allontana. La pastura ha questo odore caratteristico, è fatta di cosa? Allora, sono farine di formaggio, poi ognuno la personalizza, chi mette l'aglio, chi mette un po' di pane grattugiato, qualche aroma sempre di formaggio, sarda. Ma la personalizzazione serve a cosa? Cioè, per fare, considerando che siamo più di 100 atleti, quindi ognuno deve cercare di farla differente dall'altro proprio per attirare il pesce sotto la sua postazione. Tra l'altro tu passi dal surf casting alla canna da riva, no? Sì, che noi facciamo un po' di tutto. Sì? La passione della pesca è questa, non fare solo un tipo di pesca. Noi facciamo surf casting, long casting, diverse discipline. Ma questo è uno slogan, cioè, questo è uno slogan, ripetilo, la passione per la pesca? La passione per la pesca è questa, diverse discipline. L'importante è stare a contatto con il mare. Acque interne, abbiamo fatto una gara alla trota pure, e ci passiamo il tempo. Simone Massimino è una vecchia conoscenza di pesca per passione e ha catturato la prima preda. La prima preda è un cefalo. E ho avuto la fortuna per adesso di prendere il primo cefalo della giornata. Un bel cefalo, come lo si può vedere all'interno della rete. E speriamo di prenderne altri. Ma qualcuno mi diceva che oggi non sarà una giornata particolarmente... C'è il mare molto piatto, perciò difficilmente ci sono cefali, sono pochi. E quei pochi si devono giostrare anche bene, si deve avere un po' di fortuna nel non perderli. La caratteristica della gara è il catch and release, no? Sì, infatti teniamo il pesce in vivo. Come tutte le altre discipline oramai si tende sempre nel conservare il pesce. Molti di voi siete, diciamo, abitué di pesca per passione, però è legato al surf casting. Sì. Alcuni non partecipano, altri invece sì, perché la passione per la pesca è a 360 gradi. Sì, e c'è chi pratica solamente il surf casting, c'è chi come me pratica sia la canna da riva che il surf casting. Cioè, è più facile trovarmi nei campi gara rispetto a chi fa solamente surf casting. Ma cambia completamente tutto, no? Cambia totalmente, perché qui l'importante è la pasturazione anche. Portare pesci sotto la propria pastura. Quando parliamo di pasturazione ci stiamo riferendo a questo pastone, no? Dall'odore particolarmente sì, intenso. Sì, quello che c'è qua nel secchio, che è un po' differente dal pastone, perché il pastone è un qualcosa che si mette nell'amo, mentre questo serve, la pastura serve ad attirare verso l'amo i cefali. Luisa viene da Ragusa ed è una pescatrice per passione. Tra l'altro è difficile beccare pescatrice. Agonista. Agonistico, anche agonistico, sì. Surf casting anche o poi soltanto canna da riva?
No, attualmente mi impegno solo su Canna d'Arriva. Traffic Hastings, ogni tanto con mio marito andiamo, che Traffic Hastings è un po' più impegnativo perché la sera. Ma tuo marito dove l'hai lasciato? Mio marito è in giro, penso che sarà. Cioè, è in giro qui? Sì, sì, è in giro qui. No, no, lui non pesca, lui sta facendo pescare me oggi. Oggi mi devo impegnare io a fare qualcosa. Perché? A fare un po' di risultato. Ok, ma come sta andando? Mi sembra che tu ancora non abbia catturato nessuno. No, sì, vedete, una mi è scappato, sicuramente era un po' grossetto, si è scappato. Sì, sicuramente sì. Ora sto riprovando di nuovo, speriamo che... È già passata un'ora, un'ora e un quarto. Speriamo bene. Sì, circa un'ora. Sì, ma quali sono le difficoltà che state incontrando? Fa molto freddo, i pesci non abboccano perché fa molto freddo, sì. Giustamente, sì, anche che io non conosco il campo perché è la prima volta che vengo, però dai, ci divertiamo abbastanza. Ok. Mi sto divertendo, una competizione abbastanza... Ma riesci a rilassarti anche se non prendi il pesce, oppure una cosa che poi chiaramente ti crea dei problemi? Beh, no? Perché se sei un agonista scatta il meccanismo. Sì, allora okay. Un po' di tensione, un po' di adrenalina sì c'è, perché giustamente un po' ti si innervosisci quando poi non fai il risultato, però allo stesso tempo ti si diverte a passare un po' di tempo, poi con gli amici, la battuta fra uno, fra l'altro, però se prendi e fai il risultato è meglio così. Grazie almeno. Luisa, che cosa ti devo augurare? Niente, buona fortuna, che sia di buon auspicio questa buona fortuna che mi date e basta. Antonio è il marito di Luisa che sta pescando in questo sì, momento. Sta cercando di pescare. Sì, ci sta provando. Sì, ma perché sennò non ha preso niente. Però... No, sì, non so, però. No, sì. E te lo dico io. Ah, non ha preso nulla, a posto, ok. Perché l'abbiamo sfruculiata poco fa. Sì, però lei ci ha detto una cosa molto carina. A parte voi siete agonisti, cioè, sì. Qui, cioè sì. La passione, però sì, a un certo punto pescata la competizione. Certo, tutto. Sì, facciamo di tutto, competizione. Basta che pescare, mare. Noi ci divertiamo con questo, quindi. Infatti veniamo da Ragusa anche perché facciamo un bel po' di strada proprio per passione, non diciamo per vincere una gara, per il piacere di stare tutti insieme. Ok, ora in questo momento tu sei estrapolato dalla gara, no? Perché sì, possiamo sì. Parlare e allora andiamo oltre, no? Sì. Perché con Luisa abbiamo parlato, in questo momento lei non ha preso niente, io poi non le ho augurato sì. Niente, no? Le è per scappato un bel pesce però, eh? Sì, ce l'ha detto. Sì. Lei pensava fosse un cefalo. Sì, sì, sicuramente era un bel cefalo, però è così, le gare sono queste, quindi capita anche questo, quindi è giusto. Ma voi fate surf casting, fate anche altre... Allora, come associazione di Ragusa, sì, facciamo... Come si chiama l'associazione? L'associazione è SD Blea Fishing. Ok. Facciamo... Quando vi veniamo a trovare? Quando volete, okay. Questo... Anche noi facciamo qualche trofeo a Marina di Ragusa, però ovviamente non qui, non a Siracusa. Però facciamo anche surf casting, facciamo la canna d'arriva, che è questa specialità. Facciamo pure la pesca al corpo, che è nelle acque interne. Facciamo la pesca a mosca, la pesca a spinning, insomma facciamo di tutto. Tutto ciò che è inerente alla pesca non lo facciamo. Perché si sceglie quando si sceglie il surf casting piuttosto che la canna d'arriva? Allora, il surf casting è una tecnica molto particolare. E poi siccome viene fatta anche, soprattutto il sabato sera, quindi per problemi anche di lavoro, diciamo, può venire difficile farlo. E quindi parecchi poi si dedicano alla canna d'arriva, che comunque viene fatta quasi sempre esclusivamente la domenica mattina, quindi diciamo lavoro, siamo liberi, quindi possiamo venire senza problemi. E poi ripeto, il surf casting è un po' più complicato, diciamo, tecnicamente un po' più... Ma probabilmente è sì. Anche un po' più spettacolare. Sì, ovvio. Sicuramente sì, anche per quanto riguarda le catture. Se mi passi questa valutazione. Sì, è più particolare, diciamo, questa è... Permette di pescare in vari modi, con galleggiante, canna fissa, bolognese, insomma, tante spese. Surf casting, diciamo, è più data sulla pesca ovviamente a fondo, però bisogna avere anche caratteristiche di lancio particolari, quindi un'attrezzatura diversa.
insomma, non è per tutti, diciamo, farlo in, a livello agonistico bene. Sì, poi ci vuole quindi... anche le physique du rôle, no? Sì. Noi, sì, sì, sì. Tu conosci l'ingegnere Lo Grasso, noi abbiamo il nostro direttore di rete che ha un fisico massiccio, è Regge Lurto nella... Ah, Regge Lurto sì. nel Lazio, sì. Lui è un cultore, cioè, è proprio di self-casting. Sì. Ah, fa self-casting, quindi sì. E sì, se sì, non fosse stato per lui questa trasmissione? Non ti sarebbe fatto, ho capito, no. Sì, se fragassi, ripeto, è più tecnico, bisogna avere prestazioni, cioè caratteristiche di lancio per arrivare anche a certe distanze, insomma, che non tutti possono fare. E quindi, insomma, parecchi anche si dedicano a questa specialità perché non è che sia più semplice, però diciamo è più, più facilina, diciamo, un po' sì, per tutti, okay, per iniziare, per fare. Infatti donne a self-casting ce ne saranno, non lo so, in tutta Italia saranno una ventina. Di Canada arriva, già abbiamo un numero anche più ampio e più donne ancora cominciano, vogliono iniziare a Noi abbiamo farlo. Ospitato una bravissima campionessa di Palermo. Sì. Lei è un killer seriale di premi europea, sì, sì, mondiale, sì, penso che parliamo della stessa sì, persona, decisamente sì, no, molto brava, molto brava. Inquadriamo invece le caratteristiche del pescato, cioè la possibilità della preda. Sì. Qui si prendono cefali, spigole e orate. Anche. Ok. Sì, poi soprattutto in questo che campo sono di pesci gara molto conosciuti, sì, no, in questo campo di gara poi siccome c'è molta scogliera, comunque si va anche a tecniche, cioè a tecniche, a prede di scogli, cioè che frequentano gli scogli, possono essere le viriole, la boga, le boghe anche, sì, c'è un ragazzo all'inizio, sì, ne sta prendendo tante, sì. I verdoni, insomma tutti questi pesci di scogli, qualche saraghetto ho visto che comunque è stato preso, quindi diciamo pesci se ne prendono di specie diverse, in Canada arriva se ne prendono di più sicuramente del self-casting, che diciamo è limitato alla mormora, probabilmente alla spigola, le cefole è difficile per esempio, però le boghe so che le prendono nella zona del Catanese, le vengono prese anche là come self-casting. Sì, c'è il pagello, sì. O il pagello, sì, 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 nelle zone nostre diciamo di Ragusa è un po' diverso, c'è molto meno e quindi vanno più su mormore, che sono le aiole, sì, quelle che chiamano, sì, le aiole, sì, o su spigole, che sono quelle. Vabbè, poi sono gli anguilli formi, no? Sì, sì, gronchi, okay, murene, quello, sì, 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 sì. Allora facciamo una cosa, Antonio, sì, noi ci diamo appuntamento a Marina di Ragusa. Ok. Facci a sapere. A disposizione. Quando vuoi, Pesca per Passione, vieni a Marina di Ragusa. Certamente, vi invitiamo sicuramente. Noi il 25 di marzo abbiamo un trofeo in Canna d'Arriva, quindi vi invitiamo e ci vedremo. Ok, là. Grazie, okay, a presto. Prego. Finita, adesso comincia la pesatura. Ci sono stati tre non colpi di cannone, una sorta di Big Ben, no? Rubo il presidente della pesatura perché in questo momento è impegnato, però noi siamo venuti qui per questo. Certo, certo, okay, come no? Allora, mezzogiorno in punto, quindi adesso cominciamo a vedere pesce un attimino che cosa, sì, hanno pescato. Questo è il primo agonista, no? No, questo è il quarto agonista, è l'ultimo del settore numero 10, mentre il settore tecnico già l'abbiamo terminato. Fra qualche minuto andrà dal giudice di gara a iniziare a stilare Che pesci abbiamo già visto? Pesci di fondo, intanto momentaneamente, diciamo, dei cefoli sul 103.
specie di fondo. Vabbè, ma noi ti seguiamo qui. Sì, perfetto. Allora, sono 104 postazioni, noi ci faremo 104 perfetto. Postazioni. Quattro due nuove in acqua. Letizia. Pulvirenti Andrea Domenico. 4-6-7 in acqua. Pulvirenti Mirko. Il sopra. Il sopra. 5-2-0 in acqua. Vai sopra, vai sopra. Secondo te, Presidente, che risultati abbiamo? Per risultati ancora, no, va bene, l'altra di sopra, 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 dai sopra. Dai primi riscontri. Dai primi riscontri, ancora, diciamo pochino, 3-5-1. Sicuramente pochino, pochino, però ripeto, è a tratti. Comunque un cefalo già si è visto. Sì, ora si vede qualche cosa di più grande. Fiorenza Placido. Dobbiamo fare prima la preda più grossa. Presidente, qui c'è una un pesciolino. Un pesciolino. Questo probabilmente, da quelle che sono le indicazioni, dovrebbe vincere la preda più grossa. Dalle indicazioni di chi vengono? L'indicazione no, okay. Da quello che veniva, se visto in giro, non pare che ci sia un pesce così grosso. Questo che pesce? Cos'è? Questo è un cefalo. Questo è un cefalo. Allora, prima pesiamo il cefalo. Allora, vediamo un attimo. 1978. Allora, questo, un attimo. Questo poi lo regali allora. A Pesca per Passione, che noi poi lo. Sì? Il sopra. Che... Scusa. A mare. Cialfi Rocco. Siamo quasi alla fine, manca qualche settore. Sì, gli ultimi due settori. Sì, abbiamo visto Maria Assunta, non ha fatto moltissimo, però poi la sentiremo, cioè sentiremo i suoi commenti. Maria Assunta è molto loquace, ha detto che parlerà molto. Sì, si parlerà molto, sono convinto. Speravamo tutti che avrebbe parlato molto con la canna, che lei è bravissima, ma oggi lo spot dove era messa lei, purtroppo. Ma poi glielo chiediamo. Gli hanno negato qualcosa. Le chiederemo che cosa è successo. No, invece, giusto il nella. È successo che il pesce ha la coda. Significa che si sposta, sì. E guarda caso oggi non ha voluto sostare nella postazione di Maria Assunta. Però Presidente, noi abbiamo sentito diversi commenti a proposito del campo di gara e ci è stato detto è un campo di gara vergine, cioè qui non si pesca sempre, e allora siccome la pasturazione in questo caso è stata tantissima, come dire, tanta, ma non è tanto la pastura, si deve abituare. Non è tanto la pastura, è il bombardamento che arriva al mare, il pesce che qua, ripeto, visto che c'è il divieto di pesca, praticamente quando subisce tutto questo bombardamento si ritira un pochettino, perché
la sua curiosità lo intimorisce, visto che è uno suono che non sente. Perché non è abituato? Allora, perché non è una zona di pesca. Alla 10ª edizione di Pesca per Passione e alla 20ª edizione inizia ad abituarsi. Certo. Ecco, per tanto è vero, l'abbiamo fatto molto più frequente tra l'una e l'altra, 45 giorni. Tutto qua, perciò cerchiamo di farlo abituare. Ma c'è stato un uccellino che mi ha sussurrato, sì, che entro il 2018 qui a Siracusa si terranno i campionati nazionali e i campionati europei. Il 2019 l'uccellino non ha detto, ha sbagliato l'anno. Abbiamo fatto richieste e speriamo che le nostre autorità romane facciano qualcosa. Noi ci stiamo muovendo. Vita, per cui no, ma per l'amor di Dio. Speriamo che i nostri nazionali riescano a darci questa bella gioia di poter organizzare qualche cosa. Allora, lo grasso che noi facciamo poi l'edizione degli europei. Dei, sicuramente sì, siete prima di essere invitati, vi daremo l'esclusiva, ci mancherebbe altro. Massimo Cosentino del team Cadona di Catania è uno specialista, no? Di canna da riva. Così si dice. Sì, così dicono, no? Non è andata particolarmente bene, neanche male. No, diciamo che ci siamo difesi, ci aspettavamo un campo gara che regalava prede diverse rispetto a quelle che sono state prese in prevalenza. Ci si aspettava più cefali sicuramente, in realtà oggi ne sono usciti veramente pochi. Chi ha avuto la bravura di prenderli chiaramente sicuramente ha fatto i migliori risultati. Comunque siamo riusciti a prendere qualcosetta, qualche pesce al fondo, e siamo riusciti a difendere il settore al meglio possibile chiaramente, ma in ogni caso il posto al di là del pescato è un posto fantastico, meraviglioso, merita sicuramente tutta questa partecipazione. No, ma senza dubbio la passeggiata della Marina di Siracusa è bellissima. Cioè, anche l'organizzazione, però... l'organizzazione no, bravo, come vedete veramente è veramente bella e fantastica sicuramente. Però gli esperti dicono che in effetti il campo è ancora vergine, cioè è un campo che ha necessità di essere praticato di più da parte degli atleti, assolutamente. E questo perché tra l'altro questo eccesso, questo bombardamento di pasturazione avrebbe in qualche modo disorientato i pesci. È la seconda prova che facciamo qui, chiaramente non abbiamo uno storico, quindi non possiamo avere dei dati certi in tal senso. Sicuramente qualcosa del genere sicuramente influisce, quasi sicuramente influirà anche il discorso della pastura. Chiaramente abbiamo gareggiato in un periodo invernale, stiamo a vedere adesso quando arriveranno i mesi più caldi che cosa regalerà questo campo. Sicuramente quando entreranno i pesci di superficie ci saranno carnieri molto più abbondanti sicuramente. Tu che prede hai preso? Io ho preso dei saragotti, dei pesci di fondo, delle precchie, degli sciarrani, piccoli pescetti che mi hanno consentito insomma di fare il terzo di settore. Va bene così. E cefalo niente, no? Cefali niente, neanche uno. Salvo Siena è un siracusano che gareggia a Catania con il Circolo Ionio, però abita esattamente lì di fronte, poi vi faremo vedere 12 km. Quindi di fronte alla Marina di Siracusa, che è una passeggiata bellissima. Sicuramente sì. Ma com'è andata oggi? Perché non commenti sono particolarmente... Oggi diciamo che le aspettative erano che entravano i cefali, perché le pesche erano state imposte da cefali, ma non sono entrati, solo qualcuno ha preso, più qualcuno grosso, ma... tecnicamente questo dovrà dare tanti cefali. Diciamo, la tua pesca è stata impostata a cefali o in generale? No, a cefali, la mia è pescata a cefali, a tocco, a fondo, perché qua essendoci un fondale abbastanza alto girano cefali belli grossi e la pesca era impostata. Però uno è uscito di quasi 2 kg? Sì, è uscito. Io qua ho sempre pescato, ho fatto anche 14 kg di pesce ho tirato fuori, tra cefali, sugarelli, saraghi, sporaglioni, fanno tanto pesce. Però secondo me tornando domani da soli e non con altre 103 persone... La cabina di porto ci fa il verbale, perché qua la cabina di porto non fa pescare. Però non a caso questo è considerato un campo vergine, cioè sì, un campo... è vergine, sì, esattamente, tutto qua. Consideriamo anche il periodo che ci sono serra, spigole, pesci che cacciano, perciò il pesce è molto disturbato, il pesce foraggio diciamo che c'è un po' di disturbo, tutto qua. Infatti si hanno preso in questa zona, hanno preso le boghe,
perciò vuol dire che i pesci di caccia li hanno tirati qua sotto dove si ritirano. Cioè in pratica il riscontro qual è? Che chi ha pescato in esterni ha preso qualcosa, mentre invece chi è rimasto al centro poi ha avuto grandi difficoltà. Perché il pesce nei lati là ci sono le barche e qua ci sono tutti i canaloni come vedete, e il pesce bene o male si arriva a intanare, cioè si arriva il pesce di caccia. Invece nel centrale un pochettino il pesce, diciamo i cefali sono mancati perché non hanno girato il campo. Normalmente se il pesce girava si prendevano i cefali. Tra l'altro Siracusa si propone come campo per il campionato nazionale e il campionato europeo, ce ne parliamo, non so se questa notizia ce l'hai, noi l'abbiamo, per cui la diamo, tra l'altro tu da siracusano. Sì. Gareggiando a Catania. Sì, nel 2019 dovrebbe realizzarsi. Ma il fatto che tu possa gareggiare a Catania poi alla fine è relativo, cioè. Sì, no. Perché gareggi a Catania? Per una mia scelta personale, perché a Catania mi sono trovato meglio come campi perché di gara. Perché poi hai incontrato Giuseppe Contarino, hai incontrato Nunzio, Lo Grasso. Un po' tutti amici. Dopo una lotta durata circa 30 minuti, Gianfranco Sena riesce a tirare un cefalo di quasi 2 kg. A 5 minuti dal suono della sirena. Diciamo anche meno di 5 minuti. Un paio di minuti, 2-3 minuti. Beh, il calcio si direbbe in zona Cesarini. Molto Cesarini. Diciamo, la fortuna è stata abbastanza. Perché è importante nella passione per la pesca, nella pesca è importante il lato B. Diciamo parecchio, perché prenderlo già a mezz'oretta dalla fine già è tanto. Poi uno un pesce del genere vuole il suo tempo. Fortunatamente a 2 minuti dalla fine siamo riusciti. Fortunatamente dovuto uscire. Vabbè, perché tu eri riuscito ad agganciarlo intorno alle 11:15. Poi c'è stato però la lotta per portarlo su, perché comunque cioè un pesce di dimensioni, no? Sì. È stata una lotta asfissiante più che altro, ma più che altro la paura di perderlo, non per altro. E giustamente un pesce del genere ti fa diciamo una tensione molto abbastanza, perché hai il rischio di perderlo, mentre il tempo scorre diciamo che è andata bene fortunatamente. Ma su 104 competitors ti sei fatto un'idea sul fatto che soltanto tu sei riuscito a pescare un cefalo di queste dimensioni e gli altri invece, quindi altri 103 competitors? No, non è la questione, giustamente sono entrati molto tardi, giustamente anche altri concorrenti l'hanno presi, uno l'ha perso, uno è riuscito ad uscire. Diciamo che se durava un'altra mezz'oretta la gara qualcun altro riusciva ad uscire, qualche altro, non so che dimensione, ma sempre qualcosa sarebbe uscito. Quando organizza una gara ci mette il cuore e l'anima. Chissà chi è. Chissà chi è. Vediamo, lo scopriamo. Grazie, grazie veramente. Una taglia per Daniele. Però il grazie si espande a tutti quelli che hanno. Oh! Si espande a tutti quelli che l'hanno aiutato a organizzare questa giornata. Vieni. Scusate, grazie veramente, scusatemi. Nonostante la mia stazza, ho anch'io i miei punti deboli. Grazie veramente. No, grazie veramente. Grazie a te e a tutti grazie. Quelli che ti hanno aiutato. Grazie a tutti voi anche all'idea di questo premio, grazie. Quindi il team Cadora ce l'ha fatta a salire sul podio con Marco Commisi, secondo assoluto e primo del suo settore, con quasi un chilo di, o più di un chilo, no? Quasi un chilo di cefali, sì. Campo gara carino, molto comodo, e il pesce è uscito, è andata bene.
Però non tutti la pensano come te, nel senso, d'accordo, eravate 104, per cui è chiaro che gli altri, diciamo un centinaio, si erano lamentati perché poi è andata benissimo. Cioè in realtà il fatto che sia un campo vergine non ha, come dire, creato quelle condizioni, no? Cioè ancora c'è un'abitudine, sì, il pesce magari è abituato più alla tranquillità, quindi 100 agonisti e magari rumori di piombi, di canne, è un po' così, quindi un po' discontinuo. Ma se dovessimo descrivere le caratteristiche di questa gara, che è la sua seconda edizione, no? Il trofeo. È stata una gara un po' lenta, molto lenta, perché ho preso, diciamo, un pesce l'ora circa. È andata molto, molto lento, quindi dovevo sfruttare il momento opportuno, che è andata bene. Tu fai anche surf casting e la tua scuola c'è Massimo Cosentino, che però è uno specialista di canna da riva. No, io faccio più che altro bollentino e natante. Perché tu hai preso soprattutto cefali? Perché in genere sono stati presi i pesci più piccoli. E ho impostato la mia gara esclusivamente a cefali, quindi diciamo era la mia preda predefinita, quindi. E tecnicamente? Ho usato una bolognese da prima da 7, poi da 8 metri, con galleggiante da 2 grammi e una piombatura molto leggera, visto che comunque non c'era molta corrente, e pescata quasi sul fondo. Dal punto di vista della pastura, gli ingredienti erano i classici, cioè l'aglio? Sì, aglio no, diciamo sì, base di formaggio e poi tutto il resto, diciamo, di miscugli vari. Diciamo che sono le cose più classiche che si usano per i cefali. Ok, cioè il cefalo, come dire, è ghiotto di cosa? Più che altro del formaggio, del pane, della sarda, più che altro questo. È il momento della premiazione e con lo sfondo che è rappresentato dal podio vi do appuntamento tra 15 giorni con Pesca per Passione. Buona serata.